Benvenuti a Luca Ed, settimana partita in leggero calo per i mercati azionari europei e per gli indici statunitensi, settimana caratterizzata dall'incertezza per quanto riguarda gli investitori sulle prossime mosse delle principali banche centrali al mondo che si riuniranno la prossima settimana, 13-14 dicembre la Federal Reserve, 15 dicembre la BCE, e rimane insomma ancora un punto di domanda sia per quanto riguarda il rialzo dei tassi da parte della Fed, visto che il mercato sta scontando al 75% un rialzo di 50 punti base, ma i dati macroeconomici molto forti, sia per quanto riguarda i non farm payrolls pubblicati venerdì scorso, sia per quanto riguarda gli ISM non manifatturiero, quindi sul settore dei servizi, ben sopra le attese pubblicato in data odierna. Questo comunque lascia qualche dubbio che la Federal Reserve potrebbe anche decidere di continuare con un rialzo di 75 punti base. La nostra view è che ci sarà un rialzo di 50 punti base con toni che si manterranno comunque abbastanza hawkish per quanto riguarda una politica di rialzo per tutto il 2023. Lo stesso vale anche per la BCE, perché le aspettative degli investitori sono molto incerte su quali saranno con le scelte da parte del Governing Council degli studi di Francoforte. Nel weekend il governatore della Banca di Francia ha detto di favorire un rialzo di 50 punti base con un inizio del piano di quantitative tightening, di riduzione del portafoglio di asset in bilancio della BCE nella prima parte del 2023. Vedremo cosa farà la BCE, quindi grande interesse per la data del 15 dicembre. Intanto, ecco, il mercato comunque guarda soprattutto alla Cina, Cina che ha allentato le misure restrittive per quanto riguarda il contenimento della pandemia Covid. Questo ha favorito le borse asiatiche, Hong Kong ha chiuso con più 4%, ha favorito il rialzo delle quotazioni del petrolio. Petrolio che ha altri temi caldi perché parte da oggi l'embargo per quanto riguarda europeo del petrolio russo via mare, parte il price cap sempre del petrolio russo a 60 dollari al barile, che consuma i paesi del G7 che attraverso le assicurazioni sulle petroliere e attraverso altri mezzi cercheranno di mantenere, ecco, questo prezzo. Mosca ha già rifiutato tale proposta e ha affermato che qualsiasi paese dovesse aderire a questo price cap non gli verrà consegnato i barili di greggio. Passiamo sempre per quanto riguarda la parte macroeconomica a due importanti meeting di banche centrali, la RBA, quindi la Reserve Bank of Australia, si riunisce per decidere le proprie strategie di politica monetaria. Le attese sono per un rialzo di 25 punti base dal 2,85% al 3,10% dei tassi di interesse. Si riunisce anche la Bank of Canada, che dovrebbe rialzare i tassi di 50 punti base dal 3,75% al 4,25%. Sono, ecco, due meeting che possono essere anticipatori per quanto riguarda i meeting della Fed e della BCE. Passiamo alla rubrica Winners and Losers per quanto riguarda chi ha perso o chi ha guadagnato di più come performance dalla scorsa settimana, e vediamo che tra i vincenti c'è il FTSE 100, l'indice US FANG, Hong Kong HS 50, Hong Kong Tech, China 50, China Shares, l'indice sudafricano, lo yen, che è stato particolarmente forte, non all'inizio di settimana, ma la scorsa settimana molto forte, e il petrolio che ha recuperato notevolmente. Tra i perdenti, l'indice giapponese, il volatility index e tante valute, il dollaro statunitense, il dollaro canadese, il dollaro australiano, il rand sudafricano, il peso messicano, soprattutto molto, diciamo, i dollari che hanno perso notevolmente. Passiamo all'analisi grafica andando a vedere il Germany 40, come si è comportato. Germany 40 che sta evidenziando una fase laterale dopo i massimi che aveva segnato a fine novembre, quest'ultimo istituto, quindi una fase laterale con estremi in area 14.320 e estremo superiore in area 14.620, quindi 300 punti di fascia orizzontale. In questo momento si trova a 14.470, quindi sarà interessante vedere se
dovesse superare il limite superiore, darà continuità a quel trend rialzista partito dai minimi di ottobre sotto i 12.000 punti, quindi potrebbe ambire ad arrivare almeno verso i 14.920 e probabilmente anche 15.000 punti entro fine anno. Ecco che segnali dei primi segnali di debolezza sotto 14.320 con primo obiettivo short in area 14.000. Per quanto riguarda il cambio euro-dollaro, che ha provato nella seduta di oggi a testare quel 1,06, anche se non è riuscito a raggiungerlo, il buon dato per quanto riguarda l'indice ISM dei servizi ha provocato un movimento, una correzione notevole, visto che siamo tornati quasi a 1,05 e 10, ha fatto un minimo a 1,05 e 20, scusate, 1,0504, quindi ecco, siamo ritornati ben indietro rispetto ai valori, ai massimi di giornata, però se guardiamo il trend anche qui dai minimi di fine settembre, quando quotava a 0,9536, adesso siamo 1,0535, siamo ecco, su un trend fortemente rialzista e il superamento di 1,06, che è una resistenza significativa perché rappresenta anche i massimi di fine giugno, potrebbe dare proprio lo spazio per un allungo verso 1,08. Tutto dipenderà dalle banche centrali, quindi vedremo primi segnali di debolezza importanti sotto 1,04. Con questo è tutto, grazie mille della partecipazione.